Elezioni comunali, 86 nuovi sindaci ad Asti, riconfermato Maurizio Rasero centrodestra, mentre ad Alessandria e Cuneo si torna al voto il 26 giugno con il ballottaggio tra i rispettivi candidati di centrosinistra e centrodestra. Ucraina, prosegue la raccolta fondi del Sermi, che con la campagna COP for Ucraina sono stati raccolti oltre 63.000 euro. Toro in lutto per la scomparsa del calciatore omolade di Giuseppe Cairo, papà del presidente Urbano Cairo, ma intanto il mercato acquisti a che punto è? Ben ritrovati ad una nuova edizione di TG Piemonte. È stato individuato un caso di vaiolo delle scimmie in un cittadino torinese di 46 anni rientrato da un viaggio all'estero dove ha contratto il virus. Le sue condizioni di salute sono buone e sono state già attivate dall'ASL Città di Torino le misure di tracciamento e prevenzione previste dai protocolli nazionali. Si tratta del primo caso riscontrato in Piemonte da quando è stata segnalata la presenza dell'infezione in Italia. Il Piemonte ha attivato tutti i protocolli e le misure di prevenzione previste e questo ha consentito al Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale dell'ASL Città di Torino di individuare tempestivamente questo caso e intervenire subito, sottolinea l'assessore alla sanità della Regione Piemonte Icardi. E adesso la pagina politica. Il Piemonte ha 86 nuovi sindaci, agli 82 dei comuni più piccoli al voto in questa tornata elettorale, se ne aggiungono 4 nelle città con oltre 15.000 abitanti. Asti, Borgomanero, Grugliasco e Mondovì, dove il primo turno ha già risolto la partita. Si dovrà invece tornare al voto il 26 giugno ad Alessandria, Acquiterme, Cuneo, Savigliano, Megna e Chivasso. Ad Asti il sindaco uscente Maurizio Rasero, centrodestra, ha respinto l'assalto di Paolo Crivelli, centrosinistra, Grugliasco Emanuele Gaito, centrosinistra, ha stravinto il confronto con i suoi avversari Daniele Berardi, centrodestra, e Mariano Turigliatto, Grugliasco Democratica e Gru Ecologista. A Mondovì Luca Robaldo, appoggiato da 8 liste civiche, ha doppiato il candidato di centrodestra Enrico Rosso, a Borgomanero infine Sergio Bossi ha prevalso ampiamente su Nicoletta Bellone, centrosinistra. Sergio Bossi, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e 3 liste civiche. Ballottaggio ad Alessandria tra il candidato del centrosinistra Giorgio Bonanti e il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria tra Patrizia Manassero, centrosinistra, e Franco Civallero, centrodestra. Ad Acquiterme tra Danilo Rappetti e il sindaco uscente Lorenzo Lucchini. Secondo turno necessario anche a Savigliano tra Antonello Portera e Gianfranco Saglione. A Chivasso tra Clara Marta, centrodestra, e Claudio Castello, centrosinistra, e a Omegna tra l'uscente Paolo Marchioni, centrodestra, e Alberto Sorressi, centrosinistra. E con il 55,7% e 16.709 voti, Maurizio Rasero fa il bis e viene rieletto sindaco di Asti, una vittoria netta con Paolo Crivelli, principale sfidante sostenuto da centrosinistra e 5 Stelle, che si è fermato al 37,48% con 11.255 voti. Ad Asti in tutto erano 7 i candidati sindaco, ma alla fine Rasero è stato riconfermato nettamente alla guida della città. Dunque vediamo la sua reazione a caldo e il momento dei festeggiamenti in piazza San Secondo. Thank you.
Adesso guardano, fai viva. Dunque da Asti ci spostiamo ad Alessandria, dove è sfida all'ultimo voto per l'elezione del sindaco della città. Giorgio Abbonante, centro-sinistra, vince il primo turno superando il 42% dei consensi. Cuttica, centro-destra, si ferma al 40%. Tra i due sono solo 600 i voti di differenza. Al terzo posto Giovanni Barusini, candidato di centro, raggiunge il 14% dei consensi. Primo partito il PD. Nel centro-destra Fratelli d'Italia supera tutti gli alleati. Bisognerà attendere ancora 2 settimane per conoscere il sindaco eletto dagli alessandrini in questa tornata di elezioni amministrative. Giorgio Abbonante, candidato per il centro-sinistra, si aggiudica al primo turno con un vantaggio di circa 600 voti sul sindaco uscente, candidato di centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco, 42,04% contro 40,24%. Queste le impressioni dei due candidati raccolte durante lo speciale di GRP sulle elezioni in Piemonte. Un ottimo risultato che non ci sorprende, perché abbiamo vissuto una campagna elettorale con un sentimento di stima, fiducia, affetto nei nostri confronti, che si è tramutato in questo risultato che si sta consolidando e che ci vede pienamente in partita, quindi siamo molto 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 soddisfatti. Quando si va al voto si guarda centro e periferie, voi avete già fatto una specie di analisi del dato? No, allora intanto bisogna dire che con un'affluenza così bassa, al di là della soddisfazione per il risultato che stiamo vedendo, che sta emergendo, purtroppo ci sono molte domande da farsi, ma soprattutto c'è un grande lavoro da sviluppare in tutta la città, cercando di avvicinare la cittadinanza all'istituzione, quindi questa è la premessa fondamentale. Ma è un risultato da una parte interessante, forse rispetto, se avessi dovuto usare un termine di aspettative un po' più, come dire, emotivo, magari mi sarei aspettato qualcosa di più. Però un signor risultato, il 40% rispetto a un dato di temporalità amministrativa che è durata la metà degli altri, nel senso che no, c'è stato il quinquennio, ma dei 5 anni ne ho potuti utilizzare solo 2,5. Un anno siamo stati fermi a causa dei disastri segnalati dalla Corte dei Conti e 1,5 anni per il Covid. Sull'esito del voto al ballottaggio potrebbero pesare anche i voti raccolti al primo turno dalla formazione di centro che ha appoggiato Giovanni Barusini alla carica di sindaco, giunto al terzo posto con il 14,64% dei consensi. Il centro-sinistra esclude l'ipotesi di apparentamenti, ma apre al dialogo per convergenze in consiglio comunale. Questo risultato lo farà diventare decisivo per il ballottaggio. Voi come vi comporterete? Noi ci comporteremo, come abbiamo detto, aprendo questa campagna elettorale, cioè non faremo apparentamenti, ma apriremo un dialogo sia con Giovanni Barusini, che è vero, ha fatto un risultato notevole, e anche con Vincenzo Costantino. Cuttica per ora si limita ai complimenti a Barusini per il risultato raggiunto, intestandone parte del merito anche alla propria giunta, di cui Barusini ha fatto parte per quasi 5 anni. Giovanni Barusini ha fatto un ottimo risultato, gliene rendo merito, ma è un merito che, se mi permette, ricade anche nella qualità della nostra giunta, visto che ci ha lavorato per 4 anni e mezzo all'interno. Sul futuro con Giovanni Barusini ribadisco per ora no comment, vedremo. Per le liste, primo il Partito Democratico con il 20,29% dei consensi, secondo Fratelli d'Italia con il 14,85%, Lega e Forza Italia si fermano rispettivamente al 10,55% e 8,26% dei voti. Lasciamo Alessandria e andiamo ad Acquiterme, dove Danilo Rappetti, già primo cittadino della città termale dal 2002 al 2012, ha staccato in modo deciso i 5 avversari raggiungendo il 39,35% dei consensi. Lorenzo Lucchini, sindaco uscente, che ha preferito al simbolo del Movimento 5 Stelle l'appoggio di 2 liste, ha raggiunto il 17,69%. Franca Roso, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia,
Solidaria, una lista civica 14,92%, Bruno Barosio 14,87%, PD una lista civica, Bernardino Bosio, lista con Bosio 11,27%, Alessio Barosio, UDC 1,89%, al ballottaggio quindi Danilo Rapetti e sindaco uscente Lorenzo Lucchini. E per conoscere il nuovo sindaco di Cuneo bisognerà attendere ancora qualche giorno. Andranno infatti a ballottaggio domenica 26 giugno i due candidati degli schieramenti opposti di centro-sinistra e centro-destra. Dopo uno spoglio piuttosto rallentato si è concluso con Patrizia Manassero, la candidata sindaco del centro-sinistra con il 46,99% dei voti, che sfiderà il candidato di centro-destra Franco Civallero, che ha raggiunto il 19,93% delle preferenze. La storica tradizione di Cuneo quindi di mantenere un governo di centro-sinistra potrebbe stravolgersi. Al terzo posto la candidata sostenuta dalle liste civiche Cuneo per i beni comuni, Cuneo Mia e Idea Cuneo, che ha raccolto il 16,41% delle preferenze. La candidata del Movimento 5 Stelle Silvia Cina ha ottenuto solo l'1,68% delle preferenze. Ma sentiamo ora il commento durante lo spoglio di Franco Civallero. E la candidata sindaco di Cuneo di centrosinistra, Patrizia Manassero, a scrutini finiti, stamattina ha commentato i risultati attraverso i suoi canali social scrivendo: oggi ho un solo commento da fare, grazie alle elettrici ed elettori cuneesi per il loro sostegno, grazie alle liste e ai candidati che mi hanno sostenuta. Tutti insieme abbiamo fatto un grosso risultato, grazie per l'impegno delle nostre frazioni, il nostro contributo è stato determinante. Andiamo a ballottaggio con il 46,99% contro il 19,93% del candidato della destra con uno scarto di ben 26 punti. Con questi numeri torniamo alle urne tra 15 giorni senza timore, con forza e determinazione. Parleremo alla città di progetti che guardano al futuro, dell'attenzione, della cura dei quartieri, delle frazioni, delle persone che sono al centro di tutto il nostro programma. Andremo al ballottaggio senza apparentamenti, ma rivolgendoci ai cittadini con la forza dell'esperienza, della competenza e del nostro programma. Grazie. Ma ora sentiamo la sua breve dichiarazione di ieri durante la nostra diretta elettorale a scrutini in corso.
Un breve commento a questa situazione. Sì, in questo momento con l'arrivo dei dati ancora, diciamo, con un po' di lentezza e difficoltà, mi posso basare solo su quelli raccolti dai nostri volontari. È il momento un attimo adrenalinico, perché siamo sulla esattamente borderline, si può dire, tra un risultato piuttosto che l'altro, quindi da un lato c'è anche una certa soddisfazione, però non sappiamo, no, non sono in grado di fare un commento puntuale e sereno. Domenica 12 giugno elezioni anche in 5 comuni del Novarese, il più grande dei quali è Borgomanero, seconda città della provincia. Bassa l'affluenza, pari al 52,08%. Riconfermato sindaco Sergio Bossi con il 73,67% dei voti. 5 comuni al voto in provincia di Novara e in quasi tutti ci sono state delle riconferme, ad eccezione di Divignano, dove il primo cittadino uscente è stato sconfitto dal suo ex vice sindaco che si è presentato come sfidante. Elezioni a Biandrate, Casalvolone e Cavaglio d'Agogna, ma il risultato più atteso era quello di Borgomanero, con i suoi 21.000 abitanti. Soddisfatto il sindaco Sergio Bossi. Beh, devo dire che è un grandissimo risultato. Sono orgoglioso di questo risultato, soprattutto perché la mia gente, la gente con la quale ho condiviso periodi veramente difficili, e la gente ha apprezzato quello che è stato fatto da me e dalla mia giunta, e quindi ci siamo riproposti e la gente ci ha premiati. Questo è veramente un premio forse anche esagerato, però è stato veramente un grandissimo risultato, perché bisogna ricordare alla gente che siamo la seconda città della provincia di Novara. Adesso dobbiamo finire le opere che abbiamo iniziato, perché la città si aspetta da noi quello che abbiamo fatto in questi anni, quindi abbiamo fatto partire i sottopassi, adesso dobbiamo ultimarli, ma a breve partiranno delle opere importanti come il ponte sul torrente Agogna che collegherà l'ospedale, l'ampliamento dell'ospedale e la realizzazione di un palazzetto dello sport, viste le tante associazioni sportive che ci chiedono appunto di avere un palazzetto importante. Una vittoria schiacciante quella del candidato del centrodestra, che si è imposto in larga misura su Nicoletta Bellone del PD, più 18,84%, e su Roberto Faggiano di Azione, che ha totalizzato il 7,49% di preferenze. Beh, è stata una competizione veramente entusiasmante. Abbiamo deciso di correre da soli, abbiamo fatto 120 giorni di campagna elettorale, partendo da un partito come quello di Azione, un partito giovane, con tanti ragazzi giovani. Intanto complimenti a Sergio Bossi, però veramente complimenti a tutti i ragazzi e alle persone che sono stati con me in campagna elettorale, perché veramente fare il 7,5% è stato un risultato straordinario. All'inizio ci dicevano che dovevamo ritirarci perché tanto non saremmo andati da nessuna parte, e invece siamo qui a goderci il nostro seggio. E dopo la lunga e doverosa pagina elettorale passiamo alla cronaca. Abusi su una 14enne, nipote di amici di famiglia. Con questa accusa, un uomo di 68 anni di Vercelli è stato arrestato dalla polizia. L'attività investigativa iniziata nel gennaio 2021 dopo la denuncia della ragazzina, che ha raccontato di violenze fin da quando aveva 7-8 anni ad opera di un amico di famiglia. Gli abusi avvenivano in Valsesia, dove la vittima era solita trascorrere le vacanze estive all'interno del nucleo familiare. Le indagini coordinate dalla Procura di Vercelli hanno portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 68enne con precedenti per reati in materia sessuale e contro la persona. Subito dopo l'emissione del provvedimento, l'uomo è stato prelevato dalla sua abitazione, dalla squadra mobile, e arrestato. Coop for Ucraina, raccolti più di 63.000 euro per sostenere le iniziative del Sermig in favore della popolazione civile dell'Ucraina. La campagna di raccolta fondi promossa da Nova Coop ha beneficiato dei contributi devoluti dai dipendenti della cooperativa e quelli di Nova Ege, insieme alle sottoscrizioni dei soci Coop. Lei in conferenza stampa ha parlato di stupore. Sei sempre l'uomo delle parole, ma che sono parole che hanno un vero peso specifico. Quando qualcuno mi chiede come va, io dico mi meraviglio, ma bene. Quindi bisogna meravigliarsi di vivere in un mondo magari malato, ma che col tuo
il tuo gesto, con il gesto dei tuoi amici, lo vuoi migliorare, però con lo stupore di fare qualcosa che non avresti mai immaginato di fare. Tra l'altro questa raccolta è andata molto bene, la sensibilità è enorme. Guardi, noi siamo abituati a queste cose qui, ma senza abituarci, pensi che se dovessimo pagare tutto quello che capita in una giornata al Semig, sa quanto costa il Semig al giorno? 1,5 milioni di euro al giorno. E chi te li dà? La gente. La gente, solo che la gente deve trattarla con serietà, devono vedere i bilanci, devono vedere le uscite, dove vanno. Allora se tu fai questo, la gente ti aiuterà sempre. Ed è un aiuto che continua sempre più. Continua sempre di più e si innalza, perché i problemi purtroppo invece di diminuire si innalzano, allora si deve innalzare anche la generosità. Presidente, due sono i termini che emergono da questa conferenza stampa. Uno l'ha detto lei, comunità, l'altro è solidarietà. Sì, sono due temi e due termini che noi cerchiamo di coniugare costantemente nella nostra presenza sul territorio piemontese. Sono termini che hanno a che fare con la natura particolare della nostra impresa, che è un'impresa cooperativa, quindi costituita da persone che hanno dei valori, che condividono con noi dei principi, degli ideali, che hanno trovato modo su un tema così difficile da affrontare come quello dell'azione che ognuno poteva mettere in campo sul versante della solidarietà determinata e necessaria a seguito del conflitto in Ucraina. Siamo riusciti a sviluppare un'iniziativa che ha fatto sentire protagoniste le persone, i nostri dipendenti, e questo naturalmente è una tappa ulteriore nel farci considerare un elemento di valore aggiunto per il territorio che ospita i nostri negozi. È stata ampia la partecipazione, è stata diffusa l'azione tesa a sensibilizzare anche i clienti che venivano nei nostri punti di vendita e che non fanno parte, diciamo, del tessuto dei soci attivi che ha promosso e sostenuto l'iniziativa. È stato forte il coinvolgimento dei nostri dipendenti. Oggi per noi si apre la fase più difficile, che è quella di sconfiggere però la tendenza che c'è a entrare in una sorta di oblio, dove il conflitto viene in qualche maniera relegato sempre di più nell'immaginario collettivo. Come si dice in questi casi, un aiuto per sempre. Sì, un aiuto per sempre. La solidarietà non ha una scadenza, non ha una data entro la quale bisogna consumare, diciamo, la volontà di attivarsi in tal senso. È un percorso che abbiamo iniziato, questa è una tappa, continueremo sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni a essere a fianco della comunità piemontese, di chi opera nel mondo del volontariato, a dare una mano con i nostri soci, con i nostri dipendenti per raggiungere obiettivi sempre più importanti sul terreno dell'integrazione, dell'accoglienza e della solidarietà. E adesso apriamo la pagina sportiva con una buona notizia. Stefano Tacconi ha lasciato l'ospedale di Alessandria, dove era ricoverato dal 23 aprile scorso, ed è stato trasferito in un centro di riabilitazione nella stessa città. Lo ha comunicato l'azienda ospedaliera, poiché dall'esito dell'attacco le condizioni di Stefano sono risultati stabili, spiega in una nota Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia dell'ospedale alessandrino. È stato trasferito a presidio riabilitativo Borsalino dell'azienda ospedaliera di Alessandria. Qui potrà iniziare il suo percorso di riabilitazione. Ha già riacquisito una buona vigilanza, quindi i presupposti per un progressivo miglioramento ci sono. Naturalmente, conclude Barbanera, dovrà ancora eseguire dei controlli radiologici, ma dopo l'ultimo intervento non ha più problemi in sospeso. Passiamo alla Juventus. A margine dell'evento organizzato a Torino per l'inaugurazione del nuovo hub educativo e frutto della collaborazione tra Juventus e Save the Children, è intervenuta, oltre al presidente Andrea Agnelli e l'attaccante Federico Chiesa, anche la calciatrice della Juventus Women, Cecilia Salvai, che ha parlato del suo infortunio ma anche delle sue aspettative. Vediamo. Continua il suo percorso di riabilitazione dopo la rottura del crociato. Cecilia Salvai, pilastro della difesa delle Juventus Women. Sto bene, sto continuando il mio percorso di riabilitazione, che non è proprio brevissimo, ma l'importante è andare avanti, ha detto la calciatrice, che ha presenziato insieme al presidente Andrea Agnelli e Federico Chiesa all'inaugurazione del nuovo hub educativo in collaborazione con Save the Children. Sentiamo le sue parole. Importante questa
E due gravi lutti invece in Casa Granata. È mancato oggi all'età di 90 anni Giuseppe Cairo, papà di Urbano Cairo, presidente del Torino. Giuseppe Cairo era anche vicepresidente della società Granata, in gioventù era stato calciatore e poi dirigente dell'Alessandria. Giuseppe Cairo era una presenza fissa a tutte le partite del Toro, sia in casa che in trasferta. È deceduto invece a Palermo all'età di 39 anni, calciatore nigeriano Omolade. I tifosi del Torino se lo ricordano perché ha militato in Granata tra il 2001 e il 2004, inizialmente con la squadra Primavera, poi in prima squadra, dove ha collezionato 5 presenze. Negli anni seguenti Omolade ha militato in molte squadre di Serie B e C e soprattutto nei campionati minori siciliani. Per quanto riguarda la causa del decesso, rimane ancora un mistero in attesa dell'autopsia, sebbene sia esclusa la morte violenta. Omolade aveva accusato nei giorni precedenti forti dolori a una gamba e era andato diverse volte in ospedale per questo motivo. Veniamo invece al Toro attuale. I tifosi Granata attendono buone notizie sul fronte acquisti che però non arrivano ancora. Abbiamo domandato dunque a Ivana Crocifisso, direttore di Toro.it, se l'estate porterà sorrisi o delusioni ai tifosi Granata. Quindi bisogna cercare di non
Bene, si chiude questa parte del TG, ora il meteo e dopo Stefano Pani dalla regione, dove è stata presentata la nuova edizione di Collisioni. Restate con noi. Ancora insieme con il nostro telegiornale la parte dell'approfondimento e la dedichiamo a uno degli eventi probabilmente più noti dell'estate piemontese, con alterne vicende non dovute naturalmente all'evento in sé quanto al periodo drammatico che abbiamo vissuto col Covid, però comunque si è cercato sempre di fare più o meno qualcosa per quello che era possibile naturalmente. Sto parlando del Festival Collisioni, che è questo festival che ha indubbiamente rilevanza a livello nazionale, con dei nomi importantissimi che vanno a proporre il proprio spettacolo, la propria musica, ma anche le proprie riflessioni, i propri momenti di approfondimento. C'è questa bellissima sinergia poi con quel territorio che è quello di Barolo e delle Langhe, è straordinario. La presentazione sta avvenendo proprio in questo momento al Palazzo della Regione Piemonte, ma noi vi raccontiamo proprio in presa diretta, perché c'è Stefano Pani che è andato a fare il servizio, ma abbiamo detto no, a questo punto ci propone una diretta. Ed ecco quindi Stefano Pani con la sua ospite strappata via la conferenza stampa che sta avvenendo proprio ora. Sì, eccoci, bentrovato Danilo, bentrovati a tutti i telespettatori di TG Piemonte. Come accennavi tu, alle nostre spalle, all'interno del Palazzo della Regione, Sala della Trasparenza, è in corso la conferenza stampa di presentazione di questa 14ª edizione del Festival AgriRock Collisioni, che torna con un'edizione un po' speciale, perché è tutta dedicata ai giovani. Accanto a me Jessica Bima, che è una delle organizzatrici, fa parte del corpo organizzativo del festival. Ben trovata, Jessica. Grazie, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per la tua disponibilità a parlarci di questo appuntamento. Tutto pronto dal 9 di luglio fino al 17, musica ad alba. Esatto. Salve a tutti. Allora, sì, tra meno di un mese comincerà Collisioni, quindi come abbiamo detto dal 9 al 17 saranno due weekend, quindi 9, 10 e 16, 17 ad alba in piazza Medford, quindi ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare questo evento, e è un evento speciale quest'anno dedicato ai giovani. Questo perché abbiamo pensato che fosse la categoria di persone che con questi due anni di pandemia ha sofferto di più, e molti non sanno neanche che cosa voglia dire sentire un live di musica, e quindi abbiamo deciso di fare questa edizione dedicata ai giovani, con anche dei progetti speciali che li coinvolgeranno direttamente. Ecco, perché focalizzarsi? Abbiamo detto perché naturalmente sono stati tra le persone ovviamente più penalizzate. Che cosa ci si aspetta dal fatto che vengano coinvolti i giovani? Ma diciamo, vogliamo proprio fargli un po' conoscere, toccare con mano che cosa voglia dire un evento dal vivo, un evento live di musica. Intanto stiamo vedendo delle immagini che naturalmente si riferiscono alle precedenti edizioni, anche edizioni prima del Covid, quindi vedrete delle immagini molto belle, piene di persone, ed è proprio quello, no, il discorso che stava facendo Jessica, no? Cioè, più possibile tornare a quei tempi, ecco. Sì, esatto. Cerchiamo di tornare un po' alla normalità. Ora vi spiegherò anche come abbiamo intenzione di fare. Sicuramente, appunto, sarà un evento in presenza. Abbiamo scelto Piazza Medford anche perché come spazi ci permette una capienza maggiore, quindi anche rischi minori per quanto riguarda l'eccessiva vicinanza delle persone. E appunto, come stavo dicendo, i giovani verranno coinvolti direttamente, quindi abbiamo fatto anche, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, un progetto giovani e generazione delle idee, dove abbiamo coinvolto i giovani nella parte proprio comunicativa e di creazione di contenuti, anche per farli esprimere la loro voce senza filtri, proprio per dargli un momento di risalto, perché spesso anche le notizie riguardo al Covid sulla loro generazione erano filtrate ovviamente dagli adulti, e quindi abbiamo deciso di dargli proprio una voce, facendogli creare dei contenuti, quindi interviste, podcast e anche contenuti social. Ecco, sarà naturalmente uno spazio dedicato dal 9 al 17 alla musica, soprattutto nel weekend, sì. Sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17, con spazio anche all'enogastronomia però. Sì, esatto. Come sempre abbiamo dei partner storici, degli sponsor che ci accompagnano in questa avventura. Senza di loro non potremmo fare tante cose. Quindi abbiamo i prodotti del territorio rappresentati da Inalpi,
quindi la parte che distribuirà addirittura degli yogurt durante la manifestazione. Poi abbiamo dei prodotti di filiera corta di CIA, quindi della Confederazione Italiana degli Agricoltori di Cuneo, e anche dell'asti di OCG, che è la nostra bollicina ufficiale del festival. Danilo. Occasione, immagino, per andare a andare un po' a farsi qualche bel giro nelle Langhe, che sappiamo stanno trovando una nuova grande un nuovo grande rilancio. Leggevamo un po' di dati numerici e vedevamo come le Langhe stanno ripartendo davvero alla grande in termini di turismo. Speriamo che questo possa essere rafforzato da Collisioni, a sua volta Collisioni rafforzi il turismo del nostro Piemonte, no? Perché poi immagino che vi aspettiate anche persone che arrivano da fuori regione. Assolutamente, assolutamente. Più che altro abbiamo dei nomi a Collisioni che attirano sicuramente tanti giovani e tutta Italia, perché per esempio la data del 9 luglio, appunto l'apertura del festival, sarà col concerto di Blanco ed è la sua unica data estiva in Piemonte. Quindi sicuramente ci saranno persone che vengono da tutta Italia, che è aperto dal concerto di Gian Maria. Quindi questo, diciamo, è la prima, un appuntamento. Poi qualche altro seguire... nome? Infatti, assolutamente, li dirò a tutti. Allora, il 10 è la serata dei Pinguini Tattici Nucleari, con un concerto della rappresentante di lista che abbiamo conosciuto a Sanremo, diciamo, almeno io l'ho conosciuta a Sanremo, ma questo duo molto interessante, molto fresco, estivo direi. E, proseguiamo poi il 16 con la giornata, quello che avevo anticipato prima, che si chiamerà Tutto Normale, che è la giornata che abbiamo dedicato appunto ai giovani e a un po' di speranza di ritornare alla normalità, ed è un concerto con 5 artisti, quindi 5 ore di musica con un solo biglietto, tutti artisti molto giovani, quindi abbiamo Madame, Tananai, Fra Quintale, San Giovanni e Coez. E concludiamo la rassegna domenica 17 con il famoso stand-up comedian, quindi il Valerio Lundini, famoso per la pezza di Lundini, che verrà accompagnato dalla sua band, i Balzanicchi. È prevista la presenza di centinaia di migliaia di giovani addirittura ad assistere ai concerti. Assolutamente, sì, perché non solo per la vendita dei biglietti, che comunque sta andando benissimo e siamo contentissimi, ma anche grazie ai progetti speciali. Quindi sicuramente il progetto Giovani sta coinvolgendo tantissimi studenti, Banca d'Alba, i giovani di Banca d'Alba verranno coinvolti, avranno una loro giornata dedicata, che è appunto quella del 16, e poi abbiamo anche progetti legati a Spazzamondo, comunque tutti grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che per i suoi 30 anni ha dato vita a questo bellissimo progetto che è la Generazione delle Idee. Temi che oltretutto abbiamo spesso seguito anche come GRP. Stefano, oltretutto l'hai seguito tu personalmente, no? Sì, assolutamente, molto molto recente, Spazzamondo. Infatti, è stato uno degli appuntamenti. Quindi vi ricordo. Bene, e dunque, qual è l'idea anche un po' del territorio, no? Che ha Collisioni? Come si diceva prima, c'è questa sinergia costante con tutti gli attori del territorio, anche perché le persone difficilmente vengono solo per un giorno, no? Si fermano al concerto e se riescono si fermano anche a dormire in zona, magari vanno in qualche ristorante, vanno in qualche B&B che presenta una bella colazione a chilometri zero, no? Credo che questo sia un po' il valore aggiunto di Collisioni rispetto ad altri concerti che si fanno un po' in giro per l'Italia. Sì, esatto, il carattere agri-rock, comunque il fatto di voler sempre essere molto molto legati al territorio, quindi sia con una presentazione diretta di alcuni prodotti durante la manifestazione, ma anche con l'invito poi a rimanere comunque nel circuito territoriale, quindi magari con l'occasione di venire a vedere i concerti, uno che viene dalla Sicilia magari si fa 3-4 giorni, quindi rimane in zona a vedere le bellezze delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Anche del Monferrato, ricordiamo, l'hai fatto benissimo. Allora ricordiamo in modo proprio telegrafico le date, quindi si inizia il... Il 9, sabato 9 luglio, la prima data. Perfetto. Blanco e Gian Maria. E poi si va poi avanti fino... Fino al 17, quindi ci sarà il 10, il 16 e il 17. Perfetto. I biglietti, come hai detto, è possibile trovarli? Allora, sulla piattaforma Ticket One e anche su altre piattaforme collegate. Perfetto, se no andate sul sito Collisioni che trovate tutto. Allora, in bocca al lupo per questo lavoro. Grazie, grazie alla tua ospite, grazie a Stefano Pani per il collegamento e quindi insomma avremo poi occasione, probabilmente ne parleremo ancora in altre occasioni del TG, ma qui volevamo dare la notizia per prima, effettivamente siamo in questo momento, gli altri stanno facendo la conferenza stampa, quindi l'abbiamo data per prima. Grazie, grazie Stefano, grazie Jessica, buon lavoro.
e si conclude così, questa parte di approfondimento del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Ora si continua con i programmi di GRP.